Salve da Simone Reali, faccio questo video direttamente dalla Turchia, sono nelle cascate di calcare di Pamukkale per parlarvi dell'apertura di Amazon in Turchia. Perché Amazon ha deciso di aprire in Turchia? A molti può sembrare una decisione abbastanza strana, perché comunque la Turchia è un paese con una forbice, quindi una disuguaglianza di reddito abbastanza importante, cioè una parte della popolazione davvero molto povera e una parte della popolazione che invece è benestante. Ricordiamo che la Turchia è un paese in rapida espansione, è un paese in via di sviluppo, nonostante nel novembre 2018 abbia avuto un piccolo calo di quella che è la crescita fisiologica del paese. Nonostante questo, è un paese che sta crescendo, che si sta sviluppando. Quindi Amazon da veramente poco tempo ha aperto in Turchia, amazon.com.tr. scusate se sentite un po' di fruscio, è il vento perché sono in questa location bellissima. Oggi finisce il mio viaggio in Turchia, dopo vi spiegherò comunque. Quindi perché Amazon ha aperto qui? Mi sono informato, chiaramente ho fatto una settimana, ho girato praticamente mezza Turchia tra Bodrum, Istanbul, Smirne e Pamukkale. Dopodiché sono andato in Cappadocia, sono andato a fare il giro in mongolfiera, fantastico, molto suggestivo. Quindi ho avuto il tempo di chiedere un pochettino alle persone del territorio se fanno acquisti online, come li fanno e come vedono la nascita di Amazon. Allora, innanzitutto c'è da dire che qui Amazon è percepito come uno degli attori, ok? Hanno altri marketplace da cui in cui sono abituati ad acquistare, e quando io menziono Amazon dicono: ah, Amazon, tipo eBay, ok? Quindi me lo comparano ad eBay. Questo perché Amazon ha aperto qui da poco, ma ha visto una potenzialità, e la potenzialità effettivamente c'è, perché in seguito alla mia ricerca, diciamo, sul territorio, è molto diffusa e in via di sviluppo l'abitudine di acquistare online qui in Turchia, praticamente soprattutto da coloro i quali hanno chiaramente un reddito che permetta questa cosa. Ricordiamo che in Turchia ci sono circa 80 milioni di persone e quelli, diciamo, che hanno un reddito che può permettere l'acquisto di beni online lo fanno assolutamente. Quindi c'è l'uso che si sta sviluppando sempre più. Ho parlato molto bene con la guida che ci ha accompagnato in questa settimana, ho avuto modo di confrontarmi con lui sull'argomento e posso assolutamente affermare che per quanto riguarda le vendite online la Turchia è un paese in via di sviluppo. Quindi Amazon qui è percepito dagli utenti come uno degli attori. Mi menzionano molto spesso eBay e altri marketplace che sono qui, che sono chiaramente degli attori importanti, che hanno molta fetta di mercato, ma chiaramente sappiamo come andrà a svilupparsi la cosa, come si sta andando a sviluppare un po' dappertutto, a parte, vabbè, in Cina, che è una cosa abbastanza particolare. Amazon adesso in Cina ha chiuso, ma chiaramente la Cina è un paese a sé stante, come sapete non sono ammessi praticamente i social all'interno del territorio cinese se non WeChat, quindi diciamo è una cosa abbastanza particolare quella della Cina. Lì Amazon non è andato bene, però per tutto il resto, dove Amazon arriva, faccio un esempio: in Giappone c'è praticamente Amazon è il più importante, di poco, perché c'è un duopolio. Adesso non mi viene in mente il nome dell'altro marketplace, ma se voi andate su amazon.co.jp, Amazon Giappone, vedrete che i prodotti hanno delle recensioni altissime, hanno un altissimo numero di recensioni. Questo perché appunto quello che è successo è che Amazon è riuscito a prendere il mercato in Giappone. Siamo qui adesso con Ahmed, la guida che ci ha accompagnato in questo fantastico tour che vi ho appena mostrato. Innanzitutto ti ringrazio, Ahmed, per la competenza che ci hai trasmesso, la cultura che ci hai insegnato della Turchia, è stato veramente fantastico. Grazie a voi, grazie a te. Allora, volevo appunto parlare di questo fenomeno di cui abbiamo parlato in questi giorni. Cosa ne pensi dell'entrata di Amazon? Partiamo con una domanda molto semplice: come le persone in Turchia comprano online? Quindi se c'è l'abitudine delle persone in Turchia di comprare appunto online. Sì, sì, sono molto abituato a comprare su online, soprattutto nelle città grandi dove lavorano le persone in una maniera molto occupata e molto intensa, preferiscono comprare tante cose su online invece di andare altri posti, e c'è un grande sviluppo in questo mercato. In Turchia già ci sono i siti locali che hanno avuto un successo. Ultimamente Amazon è entrato in questo mercato,
e penso di fare un po' di successo. Ok, quindi le persone soprattutto nelle città grandi in Turchia sono abituate a comprare online ed è un fenomeno in via di sviluppo. Quali sono i principali attori, i marketplace? Mi dicevi eBay? eBay, c'è cioè N11, è un sito turco che lavora con una grande azienda, un grossista. Poi c'è i Tiki Dior, assomiglia a eBay e Amazon. Ok, cosa ne pensi di Amazon? Adesso ha fatto la sua entrata da poco in Turchia, quindi è molto giovane. Cosa ne pensi di avendo sempre sostegno Amazon generale, Amazon internazionale, penso che farà un successo grande. Ok, e quindi come vi dicevo prima, probabilmente Amazon farà come in tutti gli altri marketplace, come ha fatto in America, poi in Europa, eccetera, eccetera, che cercherà di mangiarsi tutto il mercato. Grazie, okay. A me, prego, grazie mille. Grazie a te. Comunque, questo è quello che farà Amazon, quindi cercherà di prendere il monopolio, cercherà di cavalcare questo trend che, vi ripeto ancora una volta, è un trend importante. Quindi suggerisco, non adesso perché chiaramente non è pronto, ma di tenere d'occhio amazon.com.tr e se c'è l'occasione vi consiglio di venire a fare un viaggio qui in Turchia perché è davvero stupendo. Ci vediamo al prossimo video.